Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Seguitemi nel tutorial. Ma prima vi ricordo di seguirmi su Facebook, su Twitter e di unirvi anche al gruppo Telegram del canale. Il laboratorio aveva un vecchio avvitatore con le batterie ormai scariche e l'ho collegato ad un alimentatore. Ho recuperato anche una spazzola da una vecchia lucidatrice e ora provvedo ad eseguire un foro al suo centro. Ci fisso un bullone con un dado e una rondella in modo da poterlo inserire nel mandrino e quindi usare come spazzola. La trovo molto utile ed efficace per semplificarci la vita quando abbiamo mai dello sporco ostinato e quindi l'avvitatore fa il lavoro al posto nostro. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.